Buonasera, ben ritrovati a Pararolmel. Iniziamo bene? Chi ben comincia? Com'è, coach? Eccomi. E oggi è arrivata la capolista in arrivo al lago insieme a coach Crotti, che è stato anche... L'hanno targato. Crotti. O chiusa o aperta, secondo me. Come il bitto, il crotto? Crotti della meraviglia. Che salutiamo. Che salutiamo, ha ricevuto una targa per i 3 anni passati qua in riva al lago. Borghetti è partito in quintetto al posto di Bergamenzi e prende questo primo tiro che finisce lungo sul ferro. Qui c'è, voglio fare una polemica su chi fa la formazione. Chi fa la formazione? Sembra che l'assistente consulti i fondi di caffè prima della partita e abbia dato indicazioni di far giocare Bergamin. Di non far giocare Bergamin. Ma piuttosto fa giocare Borghetti. Il mio prediletto, io non posso che condividere. E qui il povero Piloti, classe 80, gli viene chiesto un allungo subito al primo minuto, che non intercetta, però bella l'idea. Capolista che reduce da una sconfitta contro Desio, casalinga, e sconfitta anche per l'ultimo turno in casa Vivigas contro Sardegna. All'Accademia. Scanzi, ecco, Borghetti, Scanzi. Sì. Chiaramente Borghetti sulle tracce di Scanzi, paga il mismatch, metto la spalla canestro, chiaramente alla meglio. Sì, non ci penso neanche un secondo, mentre invece Scanzi, a Scanzi viene chiesto di fare anche un bel numero in difesa su 100 anni. Tanto può anche cambiare volendo. Checco Belloni, passaggio dietro la schiena, si becca la stoppata, bananata. Step back e va a segno. Squeo. Squeo, finalmente la novità. Ancora no. Ancora la maglia numero 18. Non va bene. Però ha migliorato, perché era 19 l'altra volta. Si sta avvicinando piano piano. E qui facile secondo tiro invece per Ozzi 9. Del numero 8 Valenti, quindi 4-2 per Ozzi 9. Devono essersi guardati la carta d'identità i ragazzi. Palla, ha cercato un passaggio consegnato che non è avvenuto. E time out, immediato. Colpa della maglia. Beh, questo consegnato è stato... Non è stato consegnato. Qui ci vuole la ricevuta di ritorno. Doveva essere consegnato, invece è partito un passaggino così. O meglio, è stato ben consegnato, però alla maglia sbagliata. E devo dire che questa criticità è venuta fuori anche nell'ultima partita casalinga, non ho visto quella in Sardegna, ma sì, è un punto delicato della costruzione dell'attacco dell'Alto Sebino. E coach Crotti, vecchia volpe, ma vogliamo parlare della sua cravatta? Purtroppo per questioni di sponsor è obbligato. Ma io ce lo vedrei bene, non so, annodarsela intorno alla fronte, tipo Sandokan, no? Lo vedrei meglio. Ci sta. Che vedo anche che gli assistenti sono adeguati al suo taglio di capelli. Tra l'altro vedo che sì, c'è sì, questa sì, somiglianza. Sì, questa captatio benevolenza. Noi aspettiamo sempre che ci inviti a questa famosa cena che doveva organizzare. Sì, sì. Vedo l'ora di assaggiare le sue prugna con sorpresa. Ma i suoi calamari ripieni, che anche ha raccontato di essere cose da MasterChef. Ha fatto piangere Cracco. Arriva quasi la palla persa, quindi Borghetti rimessa comoda, cercare di superare la metà, viene attaccato, buona l'idea di Borghetti, al limite degli 8 secondi si riesce a superare la metà campo, uno contro uno, tiro di Belloni da 3. e la mette, bravo Cecco, 5-6, quindi riduce il primo mini parziale di vantaggio da parte di Ozzi 9. Attenzione al raddoppio sul fondo di Scanzi su Squeo, che appena tocca la palla ne ha già due addosso. Su tutti i blocchi, Scanzi va ancora a bersaglio, stavolta sbaglia l'appoggio, tutti giù per terra e sarà rimessa, contesa, la freccia dà la palla a Ozzi 9. Valenti, il capitano, sta spadroneggiando a rimbalzo in attacco. Sì, due rimbalzi a favore della squadra ospite. Buona l'uscita dal blocco, meno buono viene il passaggio. Viene cercato ancora Scanzi, tocca ma non riesce. Per un momento. Il fallo, sì. E qui gliela cerca. Borghetti, è la sfida nella sfida, sfida tra numeri 16.
Ebbene sì. Attendo il momento in cui Borghetti si attaccherà alla barba di... lo farà, io sono sicuro che lo farà. Io credo proprio di sì. Io credo proprio di sì. Uno contro uno, controlla bene Checco, si ritorna ancora da Scanzi. Questo sarà un motivo di questa sfida. Beh, un po' di sabbia negli ingranaggi, però la difesa... Sì, beh, l'ha cercato tutte nei tre attacchi, ne ha segnato uno su tre, quindi per il momento... Pilotti! Va a appoggiare, c'è il primo vantaggio dell'Alto Sabino, 7-6. Ma quanti ce l'hanno? Lungo, Valenti, pompa, si svitta a destra, è corto, ribalzo è ovunque. Molto bene! Pilotti, veramente! Molto bene! Insuperabile, come il tonno! Assolutamente d'accordo, intanto Belloni si prende un fallo. Mi piace perché ha attaccato subito nella transizione, crea scompiglio, quando è il playmaker prende subito l'iniziativa, così mi piace. Queste verticalizzazioni mi ricordano un po' quelle di Iseo, dove però mi sa che non c'era Belloni, oppure non stava giocando così. Diciamo che non c'era, dai. Sì, passaggi a vuoto, un po' capitano a tutti, prende la... Complanare del piacere. Complanare, sì, poi spara il suo mancino, finisce fuori. C'è il fallo da parte di Checco Belloni. A me più che sfondamento no, direi di no. Però no, partenza mi sembrava dubbia. Ecco. Un po' all'americana. Mi sembra che abbia perso un po' il controllo del corpo. Ecco. Magari è solo un'impressione, era solo scomposto. Quindi è Scanzi che realizza il suo terzo... punto personale, riporta parità su 7 pari alla palla 6-28. Del vantaggio, accidenti, non la spreca, non la spreca, è subito pressione. Nuovi 7-8 e 6-26 da giocare. Che Cobelloni, questa classe 80 contro classe 90, queste due squadre, e classe 80 pressa, che è un piacere. Sì. Beh, è una squadra esperta, diciamo, si dice così. Borghetti senza paura, Borghetti da 3. Ha ragione lui, per 3 scarica di Belloni e non perdona il mio preferito. È il tuo Leicester di quest'anno. Sì, assolutamente. Per me è sempre in campo. Meraviglioso, rinuncia al tiro. Ecco, come Depit, sì, un coltello Lipton. Io non ho dubbi. Oh, e lui ti dà ragione, e lui ti dà molta ragione. Per me. Si prende anche la tripla. Arresto, tiro, scarica, invece non è tiro. Oh, cosa mi inventa Pilotti? È peccato. Un palleggione di troppo, secondo me ha fatto. Peccato, bello intervento di Borghetti. E passa in modalità mito. Wow. 10-8, massimo vantaggio. Esageriamo, di 2 punti. È una montagna. Con Belloni play e 100 anni guardia. Beh, mi è piaciuto l'intraprendenza di Checco Belloni in questi primi minuti. Passo, qua è appena detto, porta sfiga a dire queste cose. Mentre lui guardava verso la panchina, passava verso Pilotti, nemmeno io guardavo Giubertoni. Figurati quello in campo. L'anguria è stata deviata, quindi sarà rimessa dal fondo. Bella palla dentro per Pilotti, che non ci crede. Pilotti ribalta fuori per Checco da 3, ma è spallata! No, va bene anche questa, arriva la spallata, 3-8. Quindi Orzi Nuovi abbastanza... Si fa sentire il pubblico. Ha cercato finora, viene fischiato un fallo. E qui Belloni ha messo a posto la maglietta. Secondo fallo personale di Checco Belloni, che deve accomodarsi in panchina, entra per mono al suo posto. Ahimè, qui mi spiace perché ha avuto un buon impatto in fase di playmaking, mi è piaciuto molto. Sì, Belloni insieme a Borghetti tra i due più in forma, ma mentre Cent'anni non ha solo evidente toccato palla, no, infatti Cent'anni con Scanzi 6 minuti non ha ancora preso un tiro, va in completo anticipo Borghetti, la sfida nella sfida, è pronto Pilotti, viene raddoppiato, bravissimo Squeo, bella la rotazione da 3, una sentenza. Ebbene sì, la rotazione aveva funzionato, per Mon fosse un po' timido appena entrato, si doveva applicarsi di più sì. Mentre Squeo Pilotti molto bravi. Squeo è lontano, ancora step back,
vengono fischiati i passi, quindi passi. Palla persa, 13-11 il punteggio su questo giro e tiro passi. Questo squeo che ci delizia di questi step back, che almeno due anni fa non me li ricordo, non me no ricordavo. Infatti anch'io non so, gliene ha insegnati 8 forse, non so. Quindi Bona viene sempre cercato Scanzi, palla sotto per Valenti, uno contro uno, la palla viene quasi la palla recuperata. Punti. Squeo ripassa la palla a Scanzi. Quindi c'è il cambio di marcatura, viene fiscato il fuori, è uscito Scanzi con sa di compensazione. Però magari c'era, era lì l'abito, quindi vabbè, avrà visto. Spero che almeno queste cose le vedano. Sì, io. Credo di sì. Attenzione, entra Touré. Non è Iaia. Ma non so, è un paio d'anni che Mancini lo cerca. Pilotti numero! Salva l'attacco. Si butta, è veramente indiavolato. Pilotti come un ragazzino, si tuffa sulla palla e va... E riesce a mantenere il possesso per la Vivigas, però a questo punto mancano 9 secondi per concludere l'azione di attacco. Esce il play Cantone, quindi sarà Bona probabilmente. Ed entra Touré col numero 23. E buona presa alla Balotelli. Quindi la palla è al divido che secondo me punta. 100 anni finalmente! E va, lascia tutti sul posto, marcia in granata dalla prima alla quarta, 15-11. Un'anguilla. Beh, un buon Alto Sebino in questi primi minuti ha trovato decisamente buona... Attenzione per Mol, libero Valenti, uno contro uno con Sgueo, cerca un passaggio difficile ma è ancora fuori. Saggiamente notte tempo hanno rifatto le righe del campo 5 cm più in dentro. Sono ad assetto variabile, sì. Sta sballando gli schemi di oggi nuovi. Entra Bergamin per Borghetti, che ha dato tantissimo in questi 7 minuti. Beh, alla fine ha segnato Scanzi solo 2 punti, poi sì, ha sbagliato altri 3 tiri. È andato in lunetta. Ha segnato una triple attack, direi che i primi 7 minuti molto positivi di Borghetti. Decisamente sì. Più direi che sì, fondi sì, di sì, caffè portano bene. Sono d'accordo. Ma adesso ho un dubbio, qual è la mia birra? Quella, di, quella più lontana da me, questa, sì, questa qua è la mia. No, sì, 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 sì. Continuavo a bere la tua. Allora, dobbiamo cominciare a usare le tazze con i nomi. Quindi Pilotti si attacca, va a poggiare a canestro, entra Tona, 17-11. Non proprio fulminante, però è efficace. Decisamente sì, sì, uno stile diverso rispetto a 100 anni. All'altronde. Viene battezzato, lo guarda Squeo, va, Valenti, è solo di nome. Sì. Ma va forte. Esperto e tecnico. Bella palla dentro. Squeo, viene fischiato il fallo a Touré su Squeo. Avrei preferito il vantaggio se esistesse. Sì, a quel punto direi di sì. O un fallo un po' più tardivo, fallo canestro. Quindi solo rimessa dal fondo, secondo fallo di squadra per Orzi Nuovi. Verticale per Bergamin, legge benissimo Touré. Sì, beh, usa anche molto le mani. Quindi attenzione al divino, si ferma, palla ancora per Mike che conquista la tabella. Molto bene su Scanzi. Molto bene anche a Sguero, molto determinato, lo vedo molto convinto dopo. Bergamin al duello. Travolge tutti, ditelo argentino, Bergamin. Sì, sì, sì. Non riesce a frenare in tempo, non apre il paracadute. Paracadute sì, come hai detto te, non si è aperto. No, no, tempo. Decisamente. 19-14 e 2-18. Valenti. Alto Sebino molto furbo, produttivo, ha segnato molto. La situazione falli, quindi l'Alto Sebino che ha consumato il suo bonus. Mentre vengono chiamate le ragazze per ripulire dal sudore il parquet. Mentre esce Valenti, ottima prova la sua, entra mi sembra Zambon con il numero 13, mi confermi? Sì, 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 anche lui un altro giovane. Sì. Diciamo così. Sì, sì. Quando era giovane si era fatto un tatuaggio solo sulla punta del gomito, poi crescendo. Poi con l'età si è gonfiato. Si è espanso.
C'era una barzelletta sempre a proposito di tatuaggi, ma non la posso raccontare. Saluti dalla Nuova Guinea, credo. Sì, del genere. Da Rimini by night, una cosa così. Nel frattempo c'è colazione, semina il panico, 100 anni. 21-14, più 7 per l'Alto Sebino. Preoccupato Orzinuovi di attaccare con più fluidità. Parte Perego, va a canestro e va a segnare indisturbato. Eh beh, Perego non è che devi 21-16, più 5. Tu resti 100 anni. Arresto e tiro del 100 anni, la palla. Spero ci prova, spero ci prova. Ci credeva. Sì, si è buttato per cercare questo rimbalzo, ma non è stato premiato. 1.30 al termine di questo primo quarto. Bergamin Scanzi. Iniziato con più verve, diciamo, l'Alto Sebino. Sì, ti do ragione qua, Ricciolo, ottimo. Non ho capito. Perego fuori. La difesa a battezzare Perego, ma hanno avuto ragione i difensori. Non ci pensa un secondo, grandissimo... 100 anni, peccato. No, lui, peccato. Bang, 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 tiro rapido, se va bene. Scanzi. Peccato. In possesso di palla, un minuto alla fine del primo quarto, chiama schema con palla per Perego, per Touré, c'è il cambio, può puntare il Touré, rinuncia, uno contro uno, tiene il contatto Mike, la palla è fuori, palla recuperata dall'Alto Sebino. Non un grande attacco, poche idee in casa di Orzinuovi. No, infatti Orzinuovi non riesco a capirlo, a leggerlo bene in attacco. Hanno delle individualità di tutto rispetto. Assolutamente. Lo tengono assolutamente in partita. Corto per 100 anni. È corto. Non, alla seconda tripla è fuori, di solito la segna. Come mai? Che la prima la sbaglia, di solito la seconda la segna. Nel frattempo Pilotti si guadagna un po' di riposo dopo 9 minuti e mezzo di... Sì, 28 secondi, ha giocato ad alti livelli, è stato presente sia in attacco che in difesa. Quindi è entrato il numero 20 sì. Esposito al suo posto. Avrei pensato che fosse un avvicendamento speculare a Valenti, al cambio di Valenti, ma è avvenuto un po' dopo. Si vede che aveva ancora un po' di gomme da usare, ha aspettato qualche giro. Alza la parabola, Touré, rimbalzo di Zambon. Ma Esposito! Vale tutto. Mi sembra che è un nippon. Vai, è un nippon questo. È un nippon nettissimo, nettissimo. Bandierina rossa alzata. Ho visto due granchi, come i granchi, non so, sulla battigia del mare, in amore, che si trascinano. Non so che verso nella faccia un granchio. Nella schiuma del mare. Sì. Credo quello che sta facendo Squirt le scarpe. Si sono trascinati, per gli abiti non è successo niente. E qui fallo di Touré. Viene fiscato il fallo a Touré. E chiede l'antisportivo, in effetti, non so se è venuto prima della rimessa, no, lo giudica in rimessa. Ma io penso che sia solo negli ultimi due minuti che si fa il fallo prima della rimessa in campo ci sia antisportivo. Esce Squeo, torna in campo Pilotti. Spero nessun è stato fuori 17 secondi. Guarda, quanto basta per tirare su qualche boccata d'ossigeno? No, spero invece che non ci sia qualche problema per Squeo. No, non credo. Però d'altronde l'ultima azione, provi il triplista. Se la prende Bergamin, la tripla è fuori. Finisce qua il primo quarto, 21-16.